Signora, buonasera. Prego. Buonasera, lei è la signora? Clorinda, occhi ai gradini, sono irregolari volutamente per complicare tutto. Perfetto. Vediamolo bene, bello. Sì, prego, sì. Clorinda, giusto? Sì. Clorinda, come mai questo nome così raro? Non ce l'ha nessuno. Non ce l'ha nessuno. La mia nonna dal lato del papà. Nonna dal lato del papà. Che tanta scelta. Ti prego, non mi dire, questi numeri non mi dicono niente. Troviamo una bella motivazione. Una signora una volta venne e mi disse: chiamo il 19, mi sono separata quel giorno. No. Ognuno. No, io chiamo il numero 7. Come mai? Così, mi sta ispirando in Ti sta momento. Ispirando il 7? Sì. Aspetta, Pina, stacca senza aprire. Buonasera. Vado andiamo. A vedere. Andiamo che andiamo. Andiamo. No, no, che andiamo. Vengo anch'io. Occhio, gradito. Sì. Come la ceretta, strappo, piano piano. Uno, due, tre, via, di Come colpo, uno, due, tre, di via. Colpo. Uno, due e tre. C'è il libretto! Partiamo! Bella! Grazie! Grazie! Dai, a fare, grazie, Clorinda! Grazie! Grazie! Grazie davvero, signora! Accidenti! Eva, non la puoi aggregare Clorinda nelle tue amiche del giovedì? Certo, certo. Ma devi venire a Genova però. A Genova? Prende il telefono. Da Roma? Il giovedì. Roma? Roma. Viene, ha detto che viene. Noi si giovedì sera giochiamo a burrata. Sì, ma è italiano, non è che devi venire. Sta animando, noi giovedì sera, così, giovedì sera. Come hai fatto? Giochiamo a burrato. Ha capito. Se porta le carte da casa. Da casa e poi fa così. Le sue truccate. Allora. Oh, ricordati che devi cantare per gli amici americani, eh? Allora, la canzone che io vorrei cantare è una storia meravigliosa, straordinaria per meglio dire. È... come vedete che si chiamava? Talmente straordinaria, non ci ricordiamo la canzone. No, il titolo. Il titolo, ma che te? Le sanno una tutte? Una voce notte. Questa storia... Cioè, devi sapere che c'erano due ragazzi che si amavano. Ah, no, grazie, c'erano due ragazzi che si amavano. Però un tempo erano i genitori che stabilivano chi le figlie sposassero. Certo. Così loro diedero un vecchio riccone a sta ragazza Paola. Questa si sposò. Il ragazzo, pazzo di gelosia, compose una musica. Una musica. E andò a farle la serenata. Certo. Da lì voce questo, no. La voce no. Lo fece nel 1903, la scrisse e venne pubblicata nel 1904. Però c'è il bel finale, che questo vecchio dopo poco morì. Beh, è sempre la vita è una questione di prospettiva. Cioè, ma è fatto vero, finale, eh? È fatto vero. Infatti hai visto che non hanno riso? Non hanno riso. Perché hanno tutti il disco originale del 1904. Caro. Quindi dopo poco questo vecchio morì e loro due si sposarono. Chi è? Rinaldi si chiama lui, Paola lei, ebbero 11 figli. Veramente? È vero? Da un male Rinaldi, bene. L'autore di Una voce notte. Perfetto. Allora, cantiamo. Sì, sta voce desceta d'inda nottate mentre ta strigne o sposa tui vicina state scetate si vostra scetate ma fa vedere
Cadorma son china. Extraordinary.